un'omonimia che ha fatto registrare più di 20.000 contatti nel giro di 12 ore e che ha spiazzato la redazione del Fatto, periodico online di Molfetta, che deve l'inatteso e imprevisto successo a Marco Travaglio. Il famoso giornalista ha infatti creato un nuovo prodotto editoriale chiamato proprio Il Fatto, mandando in visibilio i fan e quasi in panne il server del periodico molfettese, che finora non aveva mai avuto così tanti utenti. Quasi 12.000 contatti nella sola prima metà della giornata, un record se si pensa che la media settimanale è di meno di 10.000. A questo si sono aggiunte le mail arrivate da ogni parte d'Italia in redazione, firmate dai tanti lettori di Travaglio che denunciavano l'assenza di copie in edicola del giornale, che chiedevano di parlare col giornalista. Mail a cui il direttore del periodico molfettese ha risposto: sono in molti che ci hanno contattati, convinti che la nostra redazione sia quella del Fatto di Travaglio, ma noi siamo Il Fatto di Molfetta e anni siamo online e siamo in distribuzione, quindi ci ritroviamo a dover indirizzare i lettori di tutta Italia all'altra testata che oggi è nata praticamente. Un equivoco che però ha il suo risvolto positivo. Sicuramente un momento di pubblicità per noi, siamo anche contenti che comunque la gente venga a visitare il nostro sito e magari così conosciamo nuovi lettori, ci conoscono e quindi abbiamo una nuova utenza, ecco. Qualche merito. A questo punto io mi sentirei di dire che lui che deve ringraziare noi, perché gli stiamo facendo un sacco di pubblicità, specie al sud, dove evidentemente per motivi di distribuzione il suo quotidiano non arriva, e quindi chi contatta Il Fatto trova noi, noi stiamo rispondendo, quindi stiamo indirizzando comunque i lettori al Fatto di Travaglio. Se proprio volesse, qui un posto per Travaglio si trova. Assolutamente sì, gli lasciamo già una poltrona libera.